non so nemmeno come si fa. Spero stiate scherzando. Ah no, e io sono ospite stasera. No, no. Io non riesco neanche a mangiarlo il pesce. Come potete chiedermi di ammazzarlo? Adesso vuoi sposare? Io mi ricordo un Natale in cui eravamo tutti in chiesa. Stavo al vulcano, era un periodo un po' nero per me, non avevo una lira in tasca e... Neanche le 2000 lire del biglietto, la faccia di Frank Capra, nessun miracolo di Natale. Peccato. Lasciami preparare, mi aspetta una nottina proprio graziosa e lunga, eh? Capisco. Ed è questo il motivo per cui io credo ancora a Babbo Natale. Certo che uno se le dimentica certe tradizioni. Ti è piaciuto startene a Londra, eh? A Natale mi veniva una specie di tristezza, come se mi mancasse qualcosa. Ti mancava la tribù? Guarda, guarda, meraviglia, pure gli zampognati. Era meglio rimanere in cucina, no? Noi qua brindiamo, ora. Ma chi ha detto niente, scusa? Solo che sta favola che a Napoli anche d'inverno fa caldo. Tesoro, anche tu non ti sei messa niente, non è freddo? Ma non fa freddo, io non lo so. Allora? Ecco la mamma, che ti avevo detto un minuto fa? Io avevo detto di andare a chiamare mamma. Si mangela, dov'è? Ci siamo tutti! Sì! E allora sta Aspettate ragazzi, fatemi dire due parole che sono il più vecchio del palazzo. Cioè, il più vecchio sarebbe Renato Poggi, ma lui dice di no. Accontentiamo, vabbè. Ragazzi, anche se è Natale, purtroppo io lo so che i problemi rimangono, quelli piccoli, grandi, dolori, delusioni. Parliamo ancora di quello, ragazzi. Quello che vi chiedo, per un attimo, il tempo di un brindisi. Pensiamo a un mondo migliore, un mondo di sogni. E godiamoci noi la nostra presenza, questa cosa bellissima che è il Natale. Afferriamo quest'attimo e godiamocelo il più a lungo possibile. Buon Natale. Così poco tempo. Auguri!